Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. A Reggio Emilia la Juventus porta a casa un risultato abbastanza importante, vittoria per 3-1, una vittoria che non smuove la classifica perché l'Atalanta vince a Benevento 2-0 e il Milan addirittura batte il Torino 7-0, una cosa assurda, la partita non l'ho vista. Però una vittoria che dà fiducia, ragazzi, una vittoria che dà fiducia, speriamo di ammorare la squadra perché la prossima c'è un test importante come l'Inter, già questo qua di Reggio Emilia è un test importante perché Sassuolo, ragazzi, è una squadra forte, è una squadra che gioca bene a calcio, l'ha dimostrato anche stasera, ragazzi, soprattutto nel primo tempo Sassuolo ci ha messo veramente in difficoltà, per quanto poi abbiamo preso il gol nel secondo tempo, la Juve nel secondo tempo ha fatto meglio, meglio, anche se ha fatto solamente un gol, invece nel primo la Juve ne ha fatti due. Strano a dirsi ma vero perché Sassuolo nella prima mezz'ora ci ha messo veramente in difficoltà, ma ripeto, è una vittoria che dà morale ragazzi, dà morale perché la prossima è l'Inter e devi vincere con l'Inter, non so cosa ha fatto con la Roma, so che vinceva 2-1 l'Inter, poi non so come è andata a finire perché mi concentravo di più su Atalanta e ovviamente Milan. E ragazzi, va bene così, un Ronaldo ritrovato, penso che sia stata una delle prestazioni più belle di Ronaldo nelle ultime 10-9 giornate. Un Buffon che comunque dice di alla Juve a fine stagione, che però intanto è infinito perché ti pare un rigore sullo 0-0, qualora quel rigore fosse entrato, io non so come sarebbe finita questa partita. Un Rabiot che fa la cavolata, perché poi alla fine ragazzi tutto nasce da un suo errore per il rigore, però comunque poi ti fa il gol, ti fa l'assist, a centrocampo recupera tanti palloni, un buon Rabiot. Un Chiesa che comunque ha giocato meglio rispetto all'altra partita, un Dybala che trova veramente un bel gol. Non ha fatto tantissimo paura inoltre al gol, però comunque bello il gesto atletico. E niente ragazzi, va bene così, ripeto, non smuove la classifica. Non smuove la classifica perché nessuno non ha fatto dei passi falsi, come si sa anche il Napoli ieri ha vinto. Noi facciamo il nostro ragazzi, io da tifoso voglio che la mia squadra fino alla fine, come dice anche il detto, le vinca tutte. Lo so, l'Inter è difficile, ce l'hai la prossima, però questa vittoria qua devi darti morale, devi vincere sia contro l'Inter e devi vincere anche contro il Bologna. Poi quelle che faranno le altre, vedremo. Se poi le altre le vinceranno tutte, significa che tu alla fine ti sei meritato di stare lì e non ce ne andare in Champions. Però da te, da qua alla fine, vincimele tutte. E poi si vedrà, ragazzi. Partita, ragazzi, dove la Juve non mi è piaciuta tanto nel primo tempo perché nella prima mezz'ora abbiamo sofferto tanto il Sassuolo, ma tanto, tanto, tanto. La prima occasione ce l'ha il Sassuolo, infatti, con una bella palla di Berardi per Toian, che si fa tutta la fascia, vede il rimorchio Traoré, gli dà il passaggio all'indietro, Traoré di prima col destro, tira la palla, va alta sopra la traversa, non di tanto. Stessa cosa, ragazzi, Berardi, seconda azione del Sassuolo pericoloso. Berardi, col suo mancino, si accentra, tira a giro, la palla non esce neanche di tanto, ragazzi, perché non esce neanche di tanto. Poi arriva il rigore, ragazzi, un rigore procurato da una palla persa di Rabiot, la palla arriva da Raspadori, Bonucci va incontro a Raspadori, allarga la gamba, prende Raspadori e fa fallo di rigore, ragazzi, quello lì è rigore netto. Io, a parte l'errore di Rabiot, avrei temporeggiato fosse stato Bonucci, oppure l'avrei mandato verso l'esterno, non avrei fatto quel contatto diretto perché fai un rigore dove comunque tu comprometti la partita. Ripeto, Berardi che magari non calcia neanche tanto bene, perché Berardi si vede che non calcia bene il rigore, però tanto Buffon indovina l'angolo e la para e ci mantiene in vita. Ed è stato veramente molto essenziale quell'episodio lì. E poi ha avuto anche Sassuolo un'altra occasione con Traoré, dove una bellissima palla di Berardi, filtrante, Traoré col destro a giro, non trova la porta. Quindi Sassuolo ci ha veramente tanto messo in difficoltà. Il primo tiro della Juve, ragazzi, arriva di Kulusevski, un tiro abbastanza di mancino parabile dal portiere Gonsigli, infatti la parata. Arriva poi un altro tiro di Ronaldo, ragazzi, centrale dove Gonsigli la para. E poi, ragazzi, arriva il gol. Arriva il gol, tutto nasce da una palla recuperata da Arthur su Locatelli. Locatelli tocca il pallone, la palla va qua da Arthur. Locatelli chiede un fallo di mano che non c'è mai perché la palla si vede proprio che va sulla spalla. Arriva la palla a Chiesa, Chiesa vede Rabiot, ragazzi, Rabiot palla al piede, resiste anche diciamo, al contrasto con Locatelli, che da dietro Locatelli gli dà una carica, Rabiot rimane in piedi, porta palla fino al limite dell'area di rigore, tiro col mancino rasoterra, fa passare la palla sotto le gambe di un difensore del Sassuolo, la palla si infila nell'angolino, palo, gol, Consigli non può fare niente e Rabiot trova un bel gol, ragazzi, e ne abbiamo mangiato solo 1-0. Il 2-0 da parte della Juventus, ragazzi, bello, sventagliata di Ronaldo, sventagliata per Ronaldo, Ronaldo viene anticipato di testa,
La palla va verso Rabiot che di prima intenzione, senza pensarci, di testa la riserva Ronaldo. E Ronaldo con una finta di destro, ragazzi, salta il difensore del Sassuolo. A tu per tu con Consigli, col mancino, tira a giro, gol. Bel gol anche di Cristiano Ronaldo. E la Juventus sigla 2-0 un attimo prima di entrare negli spogliatoi, una cosa molto importante. Nel secondo tempo entriamo meglio perché secondo me, essendo che Sassuolo si deve aprire, noi sfruttiamo meglio gli spazi. C'è stata una bellissima occasione di Chiesa, ragazzi, su un bellissimo tocco di Ronaldo che manda Chiesa in campo aperto nel secondo tempo. Chiesa tira, palla centrale, Consigli ribatte. E poi, ragazzi, arriva il pareggio del Sassuolo, un bellissimo pareggio del Sassuolo perché, ragazzi, poi Sassuolo nello stretto gioca veramente bene. Se non sbaglio, palla centrale per Raspadori che è di tacco. E che tacco, ragazzi, serve Locatelli. Locatelli stoppa, gli dà la palla a Raspadori che da solo davanti al portiere. La piazza con col destro, mi sembra, col mancino. Comunque la piazza del Buffon. Forse la tocca anche, ma non ci arriva. E lì Sassuolo trova il 2-1. E lì mi sono spaventato, ragazzi, perché comunque Sassuolo stava giocando anche lui bene. Ma poi alla fine, comunque, si è riusciti ad aggiustarla in qualche modo. Abbiamo avuto un'altra cosa con Chiesa, dove la palla a giro di destro esce poco a lato. C'è stata l'occasione comunque anche con Ronaldo, ragazzi, dove Ronaldo prende un palo clamoroso, però quello lì forse dopo il 3-1. Prima c'è stato il 3-1, sì, dove un bellissimo contropiede di Ronaldo, sempre fa passare il contropiede di Ronaldo. Ronaldo oggi è attivo, al centro di tutte le azioni, tocca per Rabiot, Rabiot porta a palla, vede Kulusevski, Kulusevski vede laggiù in fondo, Dybala libero, lo serve, Dybala. Stoppa il pallone, si aggiusta un po' il pallone, rallenta la corsa, vede Consigli uscire e Dybala con un tocco sotto, un pallonetto bellissimo, trova il 3-1, ragazzi, quello è un gesto atletico che è tanta tanta roba di Paolo Dybala. E poi ripeto, dopo il 3-1 della Juve comunque c'è stata l'occasione di Ronaldo, no? Il palo di Ronaldo che con un doppio passo diciamo che disorienta Kivikas, tira a giro, palo clamoroso, anche quello sarebbe stato un bel gol se fosse entrato. C'è da dire che nel secondo tempo Alexandro salva anche un gol quasi già fatto da parte di Berardi perché c'è stato un cross bellissimo da parte di un giocatore del Sassuolo e lì c'era contro Berardi da solo a metterla dentro, ma me Alexandro col destro invece interviene e evita persino un altro gol, un po' simile all'episodio contro il Milan, un intervento che vale un gol con Alexandro, veramente bravo anche lui. E ragazzi, abbiamo vinto. Comunque, non era un campo facile. Una vittoria importante. Un 3-1, forse per quello che ha mostrato lo Sassuolo, anche forse esagerato. Però, noi nel secondo tempo siamo andati veramente bene in campo e potevamo fare anche più di un gol. Quindi, la vittoria alla fine penso che ce la siamo meritata. Ovvio, non è cambiato nulla, ragazzi. Era una vittoria importante da fare perché qualora tu comunque non fai punti a Sassuolo, oggi a Reggio Emilia. La corsa Champions è già finita perché se tu non fai punti oggi, l'Atalanta vince, il Milan ha stravinto, il Napoli ieri ha stravinto e quelli che sono in Champions sono già finiti. Invece con questi 3 punti hai ancora una piccola speranza. È vero, è difficile, ragazzi, ma ricordiamoci che manca ancora Milan-Atalanta. È vero, noi abbiamo l'Inter, è vero, però è difficile perché loro hanno anche i gol a favore, gli sconti diretti a favore, cosa che noi non abbiamo, ma d'altronde è colpa nostra se ci siamo complicati la vita così fino all'ultimo, perché se tu non facevi certi errori a quest'ora non eri in questa situazione. Tu oggi hai vinto e va bene così, e va bene così. Ora vediamo la prossima ragazzi, vediamo la prossima contro l'Inter e staremo a vedere ragazzi, staremo a vedere. Comunque Arthur al centrocampo abbastanza bene, dai, Bentancur quando è entrato ha fatto bene. Anil ha fatto il suo, che De Ligt molto bravo oggi, De Ligt mi è piaciuto tanto, Bonucci un po' meno, però comunque direi quasi tutti bravi, ecco, domani poi nelle pagelle ne parliamo. Quindi ragazzi, direi che questo video può terminare qua, se vi è piaciuto lasciate un bel like, mi raccomando, commentate qui sotto nei commenti, fatemi un po' sapere voi cosa ne pensate di questa partita, e soprattutto anche ragazzi, se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, che non costa nulla, per me è importante. E poi condividete il video così mi ci fate iscrivere anche loro e attivate la campanella notifiche così vi perdete i miei prossimi video. Qui dal mio canale è tutto, bella!